In questo nostro riflettere ed penetrare, lasciatemelo dire, nel mistero della preghiera di Padre Pio, io mi auguro che ciascuno di noi possa almeno avere una piccola luce. Una piccola luce perché, guardate, la preghiera è qualcosa che dobbiamo frequentarla, farla nostra. Ma soprattutto bisogna farla con un cuore che vive d'amore. Anche se è brutta cosa, come ci ha detto Padre Pio, vivere di cuore, vivere d'amore. Brutta cosa non perché è brutta l'amore, no, ma proprio perché molte volte ti fa soffrire. Molte volte devi prendere delle posizioni vere. Se non ricordo male, ma ve lo do con il beneficio di inventario, quindi mi perdonerete se tra i miei tanti sbagli faccio anche questo, Santa Teresina di Lisieux dice che non bisogna mai prendere la verità senza l'amore e l'amore senza la verità. Perché, vedete, l'amore ti porta sempre alla verità e la verità fatta con amore realizza se stessa, completa e conduce l'uomo a scoprire la verità. E la verità molte volte, come dice una vecchia canzone italiana, la verità fa male. Ed ecco perché bisogna sempre dire la verità, ma con amore. Ed ecco perché chi dice la verità e ama, a volte soffre. La preghiera di Padre Pio è una preghiera vera, autentica, una preghiera che nasce dal suo amore per Dio e per il prossimo, per gli uomini, ed è una preghiera fatta nell'amore e fatta nella verità. Fatta nella verità e fatta nell'amore. Beh, Padre Pio non si è, tra virgolette, inventato i gruppi di preghiera così, giusto per far restare una sua opera. No, Padre Pio ha pensato e ha creato i gruppi di preghiera perché credeva e crede ancora che la preghiera è la forza del mondo, è la forza che cambia il mondo, proprio come disse Papa Francesco anni fa, ricevendo i gruppi di preghiera in Piazza San Pietro. Ma ascoltiamo quello che Padre Pio dice ancora della preghiera, quello che Padre Pio dice o soleva dire ai fedeli del suo tempo, ai suoi figli spirituali sulla preghiera. Padre Pio diceva: la preghiera è l'effusione del nostro cuore in quello di Dio, la fusione dei cuori, il mio cuore in quello di Dio. Questa è la preghiera. Quando essa, cioè la preghiera, continua Padre Pio, è fatta bene, commuove il cuore divino e lo invita sempre più ad esaurirci. Cerchiamo di effondere tutto l'animo nostro quando ci mettiamo a pregare il Dio. Egli rimane avvinto dalle nostre preghiere per poterci venire in aiuto. Padre Alessandro da Ripa Bottoni conclude dicendo che tra i molteplici valori che la testimonianza di Padre Pio da Pietrelcina contiene per la Chiesa e per gli uomini del nostro tempo è appunto questo della preghiera, e tutti noi ci auguriamo che la preghiera, il messaggio di Padre Pio sulla preghiera, sia sempre più diffuso, vissuto e compreso, perché la comprensione ci aiuta a farla nostra, questa preghiera, questo valore immenso della preghiera. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!